stato annunciato la partenza della campagna per la quarta dose, grave errore. Abbiamo messo sullo stesso piano sessantenni e novantenni pluricomorbidi. Dai 60 ai 100, 25 milioni di italiani, compresi i fragili, dovrebbero fare sotto l'ombrellone sulla spiaggia la quarta dose. Io credo sia un grande errore. Prima di tutto, il grande errore è che noi non possiamo fare una misura unica per tutti. Oggi la situazione è molto diversa da un anno fa. Abbiamo chi ha fatto 3 dosi di vaccino, magari ha fatto Omicron 2, poi ha fatto Omicron 5, cioè si è affettato 2 volte negli ultimi mesi. Ebbene, vogliamo fargli la vaccinazione adesso, cosa che magari non serve. Sto parlando di un sessantenne, di un 65enne che magari non ha nessun problema di salute. È diverso il discorso del novantenne, dell'ottantenne o dell'ultrafragile, che magari aveva bisogno prima della quarta dose. Allora avremmo dovuto concentrarci di più sulle ragioni che hanno portato il 75% degli italiani a non fare la quarta dose. C'è una percezione del rischio diversa? No, oggi forse, ma a gennaio, febbraio, marzo no, non era diversa la percezione del rischio. Allora ci si dovrebbe concentrare su quelli. Io credo che sarà un disastro annunciato, sarà un fallimento annunciato, non credo che più del 5% o forse anche meno degli italiani andranno a vaccinarsi durante il mese di luglio e il mese di agosto. Avremmo dovuto pensare a organizzare la campagna vaccinale per settembre. Soprattutto la campagna vaccinale con la quarta dose viene annunciata il giorno in cui EMA, ieri, dice che per settembre approverà un vaccino orientato sulle varianti. E quindi fondamentalmente è come se noi nella stagione influenzale 2022 utilizzassimo oggi, come richiamo un mese prima dell'inizio della campagna anti-influenzale, il vaccino di influenza dell'anno prima. Io credo che ci sia molto da riflettere da parte delle nostre autorità sanitarie, e così si va veramente poco lontano e si perde soprattutto la fiducia da parte della gente.